Ok, la registrazione è cominciata. Ho le mani mezze umide con questo strano sudaticcio che mi viene soltanto quando gioco. Io prima ho dovuto dare una pulita a questo controller perché non ho idea di quante caccole di non so che cosa ci fossero appiccicate sopra. Allora, l'ho detto che si faceva e si fa. Allora, che build avevo io per i Pantheon? Non mi ricordo che cacchio di build avevo per i Pantheon. Non me lo ricordo per nulla. Allora, mettiamoci per bene. Allora, che build avevo io? Avevo tolto lui e lasciavo qualcosa per l'aculeo lungo, giusto? Lui. Si sente bene l'audio? Si sente tutto a posto in caso di qualsiasi problema? Si aggiusta, qualunque problema si aggiusta. Ok, che build avevo io? Avevo una build di questo tipo, se non ricordo male. Sì, non c'era una grandissima variazione di colori. Devo ricordarmi quando arrivo a fine di mettere il coso, quello per ridurre il costo degli incantesimi. Ormai lo facciamo. Madonna, perché ho questo sudaticcio strano sulle mani? Va bene. Se l'audio è una certa è troppo forte. Insomma, se la donna c'è troppo forte, dimmelo. L'importante è che contro Absolute Radiance non mi faccia quella stronzata di mettere. Non mi faccia quella cosetta che, anche se premo i tasti, non fa quello che deve fare. Mi stanno già sudando le mani, ma porca puttana. Ma questo qui è un problema che c'è solo mentre gioco Hollow Knight, ti giuro. Solo mentre gioco Hollow Knight e forse Celeste. Non ho mai saltato così in alto, ti giuro. Devo fare più tentativi su che cosa? Così l'ansia non ti affligge più. No, no, no. Sono sicuro così. Sono contento così. Te non mi dici nulla sull'audio, io do per scontato, vada bene. Ah già, è vero, io non ho più steady body, è vero. Io non ho più steady body, questa cosa me la devo ricordare. Il controller che suda però è un problema.
Lo guardo sempre, sia mai che cambi qualcosa. Sono così carico, sono così carico. Absolute Radiance è soltanto un Gorb che ci ha creduto di meno. Doma! Acconda! Ti giuro, quest'uomo mi dà felicità. Quest'uomo mi rende felice, non so come. Quanto è bello che poi lo vedi volare via dietro. Easy. Facilissimo. Oh, Grim, mio padre. Ma perché non ci danno un peluche di lui? Che palle, non ha funzionato l'aculeo. Robby, mi spieghi perché tutti quanti odiano Tiso? Yes! Mi spieghi perché ce l'hanno tutti con Tiso? Per me è un simpaticone. Gli invisibility frames di The Standing Dark comunque sono rotti, eh. Funzionano solo se sono speedrunner. Puttana miseria, come l'ho parata!
Bama. Ten. È oggettivamente molto arrogante. Questo è vero, però. I mean. Sì, insomma, morire in quella maniera lì non è che se lo meritasse tantissimo. Xero, Garesa, ho-ho! Kokoba! Xero di merda! Xero non c'è verso, o lo fai no damage o ti prende 30 volte. Ezza! Oda! Ok, quanti colpi contro Xero? 2 o 3? Bastardo! Sto andando di cattiveria, non devo farlo. Non andare di fretta. Cazzo. Un colpo contro di lui è veramente la vergogna. Farmi colpire da lui è la vergogna. Mi sa che questo non è il tentativo giusto. Questo non è il tentativo in cui vinciamo il Pantheon. Ho già preso troppi danni scemi alla prima. Ai primi nemici. Non va bene. Madonna, come sono illuminato! Due danni contro di lui è un problema. Lui è fattibilissimo no damage. Madonna quanta luce. Le obedane di merda. Come l'ho scansata! Ok. Poteva andare molto peggio conoscendole. Ciao Selava! Che suono è? C'era un suono metallico strano. Sì, questo. Ah, ok, è lei che fa questo suono mentre dascia.
Questo suono lo fa lei. Dosan! Fin qui è facile. Fin qui è facile. Comunque se lava te ti stai prendendo un sacco di sneak peek e spoiler su quello che Kari dovrà fare. Tranquillissimo, tranquillissimo. Questa è una live di ripiego. Marmu di merda! Marmu! Lei due colpi me li deve sempre fare, perché molto spesso il rinculo di lei non funziona. Marmu spesso non prende il knockback. Te sei facile. Problema. No, no, non cambiare strategia, falla come l'hai sempre fatta. Non cambiare strategia. Sto giocando malissimo. Due danni contro di lei è molto brutta. Perché voglio cambiare strategia, non devo cambiare strategia. Due danni, che schifo. Sto giocando veramente male. Tu. Anche te sei fattibilissimo no damage. Due di questi. Non ha saltato. Ha avuto... ha preso danno perché non ha saltato. Robby, molto spesso con Radiance fa questo problema, che non fa quello che gli dico di fare. A volte premo il tasto e l'input non lo prende. Gailen! Gailen non capisco, è quel nemico che quando entri nei Pantheon diventa difficilissimo. Gesso! Thank you.
Eh sì, Sheo, hai ragione. È il potere più grande. L'arte è un grande potere, Sheo. Bam. Fine. Bastardo, ho molti conti in sospeso con te. Sali. Lui ha un dito in culo solo perché appare e scompare di continuo. L'unica parte fastidiosa di Ul antico è che si teletrasporta di continuo. Natsu! Tu pezzo di merda! Pezzo di merda! Sali. Ho fatto la stronzata io. I got greedy. Succede. Succede. Sono stato troppo lento. Te Robby ci sei ancora? Spero di sì.
Perfetto. Per due volte, quando lo faccio con le restrizioni, questa stronzata non la fa. Poi a volte mi colpisce da dietro, non si sa come. Grim sta iniziando a cacare il cazzo. Non c'erano degli intermezzi ogni tanto? Ah, eccolo! Mi ricordavo ci fossero degli intermezzi. Dopo Moran. Colto nomine. Chi cazzo era Un nella lore? Non me lo ricordo mica chi era Un. Porca puttana, voi quanto cazzo vi odio! Focalizzati su uno alla volta. Non tutti assieme. Non due per volta, solo uno per volta. Chi cazzo c'era dopo di loro? Sì, mi ricordo che era il dio del lago, ma qual era il suo scopo nella storia? Aveva creato Verde Via? Pensavo che venisse da me quella stronza, giuro. Perché ha attaccato verso l'alto. Merda. Poteva andare molto meglio.
te puoi essere un problema. I fantasmini erano troppo distanziati, per quello mi ha preso. Poteva andare molto peggio. Non posso giocare col teschio di Ornette. Tu. Attenzione, perché Sly può farmi il culo. Ti attacco per una ragione di onore, Sly. Con calma. Non avere fretta. Bam. Ornette Sentinella può essere un problema. Scassato nella direzione sbagliata. Ho premuto il tasto per dashare e non l'ho fatto, eh. Oh mio Dio. Ti giuro, i comandi non stanno funzionando. Problema? Ornette? Cosa mi combini? Ora inizia a diventare tosta.
Ora non possiamo sbagliare. Ora iniziamo a non poter sbagliare. Fermo. Concentrazione. Fermo. Preparati, Robby. Ora aspetteremo un po'. Non mi interessa come la fai te. Io ho le mie tecniche. Ogni giocatore ha la sua. Te adesso mi pregherai, per favore, ammazzala più veloce. No. No. Gli incantesimi su di lei sono sprecati. Vieni qui, dai. Non vieni qua perché hai paura di me, io lo so. Hai paura di me, lo sai che posso batterti. Ecco, visto, ho acceso la luce. La luce è il male in questo gioco. Tutto per inquadrarmi meglio. Non devo pensare come mi inquadro. Devo pensare a vincere il Pantheon.
Tanto sono nella fase 2, palese. Non sperare di fare il parry, lei può sparire prima che tu la colpisca. Le ciglia. Le ciglia mi si sono intortate. Me l'hai fatta due volte, brutta stronza. Tu! Non smetterò mai di odiarti abbastanza. Te dovrai morire tutte le volte che serve. Doma! Oh, no! Doma! Obaka! Quanto amo Ogrim! Quanto lo amo, gli voglio un sacco di bene! Può tranquillamente farmi il culo, eh! È quel personaggio che tipo looks like a cinnamon roll can actually kill you. Quanti danni ho preso contro di lui? Uno, penso. Penso un danno. Ora c'è la gente rognosa. Ora c'è la gente rognosa. Moran. Colto nomen. Marcos? No, te. Prima ci sei te. Yeah.
Bro, The Standing Dark ha deciso di funzionare. Che stronzata che avevo fatto! Va bene, accettabile, accettabile. Ora c'è Marcos, vero? Prima matta. Sono stupido! Poteva andare molto peggio. Sapendo che Marcos poteva andare molto peggio. Marma!
Grim. Grim. Sir. Fatto una stronzata io. Non sapeva neanche lui cosa volesse fare. Curati. L'ho sentito letteralmente dentro il mio culo. Errore mio! Ok. Ok. Vai. Dovmoran. Colto nomen. Cerca la luce dimenticata del reame. Loro parlano del re pallido, ma in realtà è Radiance. Loro sono convinti che sia il Pale King. In quanto tempo siamo arrivati qua?
puttana! Va, caputanga! Merda! So anche dove ho sbagliato. Poteva essere no damage, ero troppo vicino al muro. Ero troppo vicino al muro, cazzo, e lui ha rimbalzato, se no era no damage. Brutta troia, è la resa dei conti. Everhigher! Burn! Everhigher! Praise to her might, praise to her light, praise to the gods, one divine right! Foolish mortal, nothing you could hope to dream could stand up to the works of me. The light is God, the light is supreme. Penitence and piety, the backbone of my society. Denied so you will die for me. Embrace the light, give up the fight, yield to the driving to splendor. You're a hollow shame, you're a moth to the flame. Gaze upon me, speak is my name. Radiance, radiance, radiance. Mi stanno sudando le dita. Embrace the void, bitch!
160 ore! Di quei 120 sono nei Pantheon! Ah! I miei genitori non credo siano in casa in questo momento. Se c'è mia madre forse mi ha sentito, ma non me ne frega nulla. Holy shit! 120 ore di sofferenza nei Pantheon! Embrace the Void, se non sbaglio, completismo al 112%. Sarebbero stati risucchiati nel vuoto anche loro, sì! Non mi ha dato 112%, non vorrei che non conti come finale per fare quello. Porca puttana, non vedo l'ora di rivedere questo VOD. Come Pantheon 5 non conta quella percentuale, ma che palle. Sto sentendo tutto il sudore delle mie ascelle. Ti giuro, la caga quando nell'ascesa mi stavano sudando le dita e la levetta mi è scivolata da sotto le dita. Bene, ora devo soltanto fare la quest del fiore e fare di nuovo il Pantheon. C'è un fisco con 2K. Oh. Federica Gaeta, Marco Bortoluzzi, Vecna, grazie. Grazie voi tre. Roby, si può dire a questo punto proprio che adesso sono io quello asceso. Adesso quello asceso sono io ufficialmente. Ah, la gatta vuole uscire dalla stanza. Sono diventato radiante, radioso, sì. Sono lo splendore io stesso. Esci, scema. Oh. Oh. Porca troia, ce l'ho fatta. Vedi, questo è ciò che lui farà a Radiance. Con due coltellini poi. Lo fa con tutti e due. Fa il doppio stab, perché quella puttana finalmente se l'è meritato. Quella troia è morta finalmente. Adesso devo solo rifarla una seconda volta. Ti sei divertito? Oh. Più o meno. Mi ha dato un achievement. Non so che achievement si... Invece sì, conta. 112% mi sa che conta. 152 ore. Di cui probabilmente 100 sono soltanto... 110 sono soltanto nella God Home. Me l'ha dato allora l'achievement per il 112? Porca troia, non ci posso credere. Ce l'ho fatta, cazzo. Certo, qualcuno dirà adesso, ora tocca farlo con tutte le restrizioni, una cosa per volta. Fammi vedere adesso una cosa. Domanda, Roby. Qui cosa devo fare? Perché so che può apparire una statuetta di me. Cosa devo fare? C'è già?
Ma io sento che manca qualcosa. Questa cosa gigante c'era già da prima. Perché dice un vuoto che può concentrarsi. Si evolve in base a che livello è battuto tutti i boss. Quindi lui è già a livello massimo. Ok, su sintonizzato c'è la statuetta mia. Su asceso. Ok, ma quindi... Che palle doverli scorrere tutti sti cosi. Non me l'aveva già data? Me l'aveva già data lei, o sbaglio? Idolo di vuoto però l'avevo già ottenuto io. Perché a certe cose non me le dà? Quindi allora scusami un momento. Maiala. Toglimi un dubbio, scusami, eh. Ma allora, questo anellino qua in alto, ci può andare qualcosa oppure rimane vuoto a vita? Perché io pensavo che una volta fatto tutti i boss in Radiant, apparisse un segnalino qui che dice già da fuori, ehi, li hai fatti tutti. Se in futuro mi sai dire una cosa del genere, mi faresti un favore. Qui c'è un affare. Prova a controllare, fammi sapere, perché mi sembra strano che ci sia questo anellino ma che non si accende nemmeno. Cioè, ho fatto tutti i boss Radiant, ho pure battuto il Pantheon. Ho pure battuto il quinto Pantheon, se Dio vuole. Si illumina se scopri un nuovo boss. Ah. Ok, quindi allora non si accende più. Semplicemente serve soltanto per dirmi: ehi, guarda, c'è gente nuova, entra qui dentro. Giusto? Il ragionamento suo è questo. Perché avevo addirittura pensato la furbata, un vuoto che si può concentrare. Arrivo qui e concentro le anime per curarmi, per sbloccare qualcosa, però non fa niente. Quindi allora quel segnalino non rimane, però ho la gloria di dire ho tutti i boss no damage e il quinto Pantheon. La gloria. Sogni di gloria, come diceva Sly. Ora c'è soltanto da farlo con le restrizioni. La mannaggia della sua mamma. Cazzo, non ci posso credere che ce l'ho fatta. Ora cosa devo fare? Non farti del male così. Intanto facciamo il terzo e il quarto Pantheon con le restrizioni. Poi vediamo. Innanzitutto devo prima fare la quest del fiore per portarlo alla cercatrice di dei. E poi rifare il quinto Pantheon, perché io voglio entrambi gli achievement. Se posso farli nella stessa run, li voglio. Ah. Tanto ormai abbiamo vinto. Abbiamo vinto ormai. Cioè, l'obiettivo definitivo lo abbiamo fatto. Mi manca di achievement di fare... di nuovo il quinto Pantheon, ma il finale dando il fiore alla cercatrice di dei. Perché dovrebbe sbloccarsi un finale differente. E poi all'interno della Godome dovrei aver fatto tutto.
Poi mi manca il finale con Mr. Fungo, mi manca il finale dove uccido l'Hollow Knight con Hornet dentro. Dico quelli che posso fare in questa run. Il Sealed Siblings mi manca. Ah, è diverso il finale, ma l'achievement è lo stesso. Vabbè, per la gloria lo facciamo lo stesso. Sono stronzo io. Tanto ormai l'abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto. Anche se perdo ormai non mi arrabbio più. Il fungo. Sealed Siblings. Sono sicuro che se dovessi rifare Radiance normale adesso, la farei no damage al primo tentativo. Che altro c'è che posso fare in questa run? Credo niente, perché Grimm l'ho scacciato. Zote è rimasto vivo. Il fabbro l'ho ucciso. C'erano rimasti altri due achievement del cazzo, se non ricordo male. Poi tutti gli altri richiedono almeno una seconda run. Oh. Cazzo, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a fare uno degli achievement più difficili del gioco. Non ci posso credere. Esci. Ho fatto quello che dovevo fare. Ho fatto ciò che dovevo fare. No, Roby, quando ho battuto Radiance per 5 volte di fila, ho capito che era la volta buona. Ho capito che era la volta buona. Fammi vedere, scusami, Allora, wait. Allora, mi manca seconda run, far morire Zote. Questo immagino che sia portare il fabbro da Sheo. Seconda run. Questo è il Sealed Siblings, mi sa. È quello uccidi il Cavaliere Vacuo con Hornet. Lo posso fare già adesso. Speedrun. Completamente rapido per ora non mi interessa. Anima d'acciaio non mi interessa per ora, però si può fare. Sì. Questo secondo me è il finale segreto col fungo. Secondo me. Sconfiggere Grimm, seconda run. Ok, sì, allora cambia solo il finale, ma non c'è un achievement diverso. Però per sfizio lo farò lo stesso, ok. Cazzo. Embrace the Void, ce l'ho fatta. Ok, allora, a parte Steel Soul e Speedrun, mi manca solo roba da seconda run. Ok. Io direi che si può staccare qui. Direi che si può staccare, abbiamo fatto anche troppo oggi. Cazzo. E ci è voluta solo 1 ora e 18? Togliamo minuti di cazzeggio. Un'ora. Un'ora ci ho messo per battere il Pantheon. Bene. Si potrebbe dire che posso staccare qui. Entrambi andiamo a cena e mi faccio una doccia perché ho urlato talmente forte che il sudore stesso mi è uscito dal corpo. Essere riuscito a battere Radiance penso sia un grande traguardo. Sono sicuro che se rifaccio Radiance normale, in un finale normale adesso, la faccio no damage al primo tentativo. E un solo danno contro il ricettacolo puro perché ho saltato mentre ero attaccato al muro e lui l'ha preso come un rimbalzo. Se no era no damage. Cazzo. Roby, ripeto, il mio compleanno è il 24 di agosto. Se mi vuoi spedire un peluche di Radiance, dimensioni un po' grandine, cioè
Non è abbastanza grande, aspetta. Se mi vuoi regalare un peluche di Radiance, delle dimensioni più o meno... Dimensioni più o meno orso bianco, che è alto... poco meno di 30 centimetri. Io e Elisa sappiamo già cosa prenderti. Perfetto. You both know. Aiuto. Orso bianco, stai qui. Comunque, ripeto, un peluche di Radiance sui 30 centimetri. Solo perché così ogni volta che mi sento incazzato la posso picchiare. Non ci posso credere. Ok. Se questa cosa del regalo la vuoi continuare, continuala su Telegram, perché io stacco, ho fatto anche troppo. Un bacione, grazie per essere stato il mio testimone.